Chiodo fisso, diari. Mi chiamo Rossella Canaccini e sono l'autrice di un diario che è stato chiamato Diario del Vietnam di un adolescente. Adesso sono una signora di 56 anni con una bella vita, una scuola, però quando avevo 15 anni mi è successa un'avventura straordinaria. Mi sono ritrovata per una serie di eventi con un gruppo musicale che si chiamava Restare, eravamo 5 ragazze, per un contratto firmato senza riflettere, a dover stare 3 mesi in Vietnam a suonare per i soldati americani. È stata un'avventura splendida, straordinaria, anche spaventosa, perché abbiamo vissuto la guerra, la miseria e tutto quello che succedeva nel periodo dell'avvento del TET, dell'invasione del TET, però dentro il mio cuore è stata l'esperienza più bella della mia vita. Saigon, 2 novembre 1968. Sono quasi 2 giorni che siamo qui. All'inizio è stato molto brutto, avevo tanta paura. Si vedevano solo soldati armati fino ai denti. Intorno all'aeroporto c'erano le barricate con dei militari di vedetta. Tanti aerei da combattimento e tanti, tanti soldati spossati da un caldo così insistente. I love the smell of napalm in the morning. You know what time we had a hail bomb? Penso che la guerra sia una cosa molto brutta, una cosa inumana. Siamo tutti uguali, anche se qualcuno ha la pelle diversa, ed è molto brutto che ci si odi dal più profondo del cuore, fino al punto di togliere la vita a un proprio simile. Il mangiare è veramente uno schifo, non igienico. Nel caffè, nello zucchero, nel latte, nella carne, da ogni parte ci sono piccoli animaletti. Io sono molto delicata di stomaco e perciò sono 2 giorni che mangio solo pane con il burro. Anche l'alloggio è indecente. Un gabinetto diviso con molte persone, la porta senza chiavistello, poca acqua e molto sporco. Non abbiamo ancora cominciato a suonare perché non abbiamo ancora avuto gli strumenti. Speriamo di averli presto per poter iniziare subito il nostro lavoro. When the truth is found to be lies, know the joy within you. Saigon, 5 novembre 1968. La giornata è passata in fretta e stasera siamo andate a vedere uno show. C'era una cantante molto bella e molto brava, che ha avuto moltissimo successo, è stata veramente forte. Alle 11:30 siamo usciti dal locale e siamo andate a mangiare 2 uova al prosciutto. Abbiamo parlato un po' e poi siamo tornati al nostro villino. Abbiamo passato indisturbati gli sbarramenti. Ma durante il viaggio nel buio e nel silenzio si è sentito uno sparo. Non ho mai provato paura più grande. Sono stati dei momenti terribili che non auguro a nessuno. Uno sparo nei miei 15 anni di vita. Non avevo ancora sentito uno sparo. Mi ha fatto tanto effetto. Credo che io non potrei combattere perché ad ogni colpo farei un salto. Chissà quanti poveri ragazzi sono morti e moriranno su al fronte. Quanti figli sono rimasti senza padre e quante mogli senza marito, quante madri senza figli. Ora piangeranno su di un'immagine ricordando un corpo che ora giace inerme nel fango, al freddo intenso, al caldo, insopportabili, e nessuno, più nessuno renderà a quelle persone i loro cari. Ma il mondo è così, sempre sarà così. Ci saranno sempre l'odio e la vendetta e nessuno potrà vivere in pace fino a quando ci sarà la legge tremenda della sopravvivenza e del possesso. God damn it! It's gonna be all right, Nicky. Go ahead, shoot! You shoot, Nicky! Saigon, 7 novembre 1968. Oggi sono arrivati gli strumenti, ci sono voluti un sacco di soldi, precisamente 1.200.000 lire. Sono stata tanto contenta di rivederli. Dopo aver durato una grande fatica per portare gli strumenti al secondo piano, siamo andati a mangiare. Io volevo portare via un barattolo di latte condensato, ma Viviana non ha voluto. Ma io, per fare dispetto agli americani, gliel'ho finito tutto. Poi siamo andate a provare. Abbiamo dovuto cambiare tutte le spine e anche il voltaggio. C'era un caldo infernale, ma sono stata contenta di provare. Ho suonato il basso.
Non me lo ricordavo tanto bene. Speriamo che domani vada tutto bene, perché domani abbiamo un'audizione. Saigon, 8 novembre 1968. È stata la nostra prima giornata di lavoro, e che lavoro, direi piuttosto pesante. Nel club prima di noi c'era un complesso di ragazze vietnamite. Si chiamano All Stars. Hanno la batterista piuttosto brava, ma per il resto sono molto pochino. Alle 3:30 siamo salite noi. Non abbiamo suonato molto bene, ma alla giuria siamo piaciute e il verdetto è stato very good, vale a dire molto bene. Da Nang, 13 novembre 1968. È notte e tanto per cambiare piove. Piove molto forte e il rumore mette tanta paura. Fuori dalla porta della nostra camera ci sono 5 o 6 vietnamiti, armati fino ai denti, che stanno di guardia. Io ho una fifa da morire. Penso che se lo sapessero i miei, mi verrebbero subito a prendere. Non è vita per noi questa. Ogni minuto è vissuto nella paura. Domani andiamo a Chulai con una macchina. Ci hanno detto che è pericoloso. Abbiamo accettato di venire qui perché nel contratto c'erano Tokyo, Hong Kong, Manila, Bangkok. Invece la nostra grande tournée si risolve qui, in questi posti, dove vengono le prostitute per guadagnare un po' di soldi. Good morning, Vietnam! Saigon, 25 novembre 1968. Oggi abbiamo fatto 2 show. Uno è andato benissimo. Abbiamo avuto molto successo. C'erano tanti negri. Uno mi ha regalato una sua fotografia. Ho cantato piuttosto bene oggi. Mi sono piaciuta mentre stavo cantando un pezzo di Otis, precisamente I've Been Loving You Too Long. Il secondo show non è andato bene perché c'erano molti razzisti e noi facciamo tutti i pezzi di soul. Così piano piano se ne sono andati quasi tutti. A me non me ne frega niente, perché io quella gente la odio tutta, perché sono degli esseri indegni di vivere. Rakowski! You better get your head out of your ass! Let's go! This way, soldier! Let's go! Move out! Da Nang, 31 dicembre 1968. Buon anno. Sono le 2 e sto per andare a letto. Ma prima voglio raccontarvi come ho passato l'ultimo giorno di questo 1968. Tanto per cominciare, avevamo 4 show e io non avevo la voce per niente ed erano le 11. Precisamente a mezzanotte iniziava il primo show. Viviana, litigando, ha ottenuto che mi portassero dal dottore, lì nella base. L'ospedale era bello, molto bello e attrezzato. Subito è arrivato un dottore che mi ha messo un termometro in bocca e dopo poco un altro che mi ha cominciato a guardare la gola. Io, che sono un po' ficcosa, ho fatto un sacco di storie, quasi piangevo. Mi ha segnato un sacco di medicine che mi hanno fatto bene. Il primo show non è stato molto bello, il secondo invece è andato molto bene. Ma arriviamo al terzo. Nel bel mezzo dello show abbiamo sentito un bello scoppio. Noi non ci abbiamo fatto caso, anzi ci siamo messi a ridere, pensando che fosse una cosa da niente. Poi, tutto a un tratto, abbiamo visto alzare gli uomini tutti spaventati e ci facevano cenno di scappare. Vi potete immaginare, noi. Io dico che se non siamo cadute in terra poco ci è mancato. Io ho lasciato il basso, l'amplificatore e via di corsa. Finalmente ci hanno fatto entrare in un banquet, che sarebbe un rifugio. Io continuavo a piangere sdraiata sull'arena con una mano di Viviana e quella di un soldato. La paura era grandissima. Finalmente ci hanno detto che era tutto finito. Sono sicura che questi giorni non me li dimenticherò mai. Il 1968 me lo ricorderò finché vivrò. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles, i Rolling Stones. Girava il mondo, ma poi finì a far la guerra del Vietnam. Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra, ma uno strumento che sempre dà la stessa nota, tra-ta-ta-ta. Non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere giù nel suo paese. Non tornerà ad essere morto nel Vietnam. Stop coi Rolling Stones, stop coi Beatles, stop nel
cuore più non ha, ma due medaglie o tre. Chiodo fisso @rai.it